intanto veramente grazie per le cose che abbiamo sentito. Io mi sono fatto accompagnare da Francesco Clemente, che fa parte del coordinamento dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, da Anna Copertino, che si interessa un po' delle nostre comunicazioni, e quindi è anche la sala che ci avete riservato. Noi stiamo portando avanti un progetto che si chiama La Bellezza contro le mafie, perché siamo per grandi gusti, diciamo, della bellezza, e quando questo avviene ci rassegniamo praticamente l'insieme. Noi pensiamo che la speranza è la voce del verbo fare, e quindi e abbiamo bisogno, anche come ha fatto molto egregiamente prima il dottore Kraus, che dobbiamo distinguere prima un po', nel senso che, diciamo, nei nostri territori ci sono delle situazioni che da sempre hanno detto no, diciamo, ad scaricare i rifiuti o altri traffici particolari, insomma, e quindi e possiamo rappresentare di queste come Libera, come, diciamo, immagine di un popolo in cammino, insomma, che però insieme a tante altre realtà che abbiamo sentito prima, tante altre che non conosciamo ma che pur si muovono, stanno a segnare un cambiamento che c'è stato. Penso che ci sia la presa di coscienza che i partiti, diciamo, la politica e gli amministratori non sono più capaci di affrontare e di risolvere i nostri problemi. E quindi c'è un'organizzazione dal basso che un po' alla volta sta andando avanti. Questo c'ha i suoi rischi, però intanto è un tentativo, visto che brevemente siamo stati rimasti soli, si è oramai rotto il rapporto, diciamo, uno degli ultimi interventi stamattina sulla ricerca di fiducia, no, con quelle che erano le istituzioni. E quindi veramente in questo tentativo si sta portando avanti, diciamo, un esperimento all'interno dei beni confiscati alle mafie, che possono diventare elementi di pubblica utilità, beni comuni. E parliamo anche di una situazione che non ha nemmeno più a che fare con una quota residuale, no? Per esempio il vino prodotto dai beni confiscati, che è tutto vino biologico, è il primo venduto in Italia. Quindi stiamo cominciando a ragionare anche su meccanismi probabilmente che hanno a che fare con quote di economia, e costano di più questi vini, perché quando tu metti in sicurezza i posti, quando tu, diciamo, porti una particolare attenzione e porti avanti dei contratti di lavoro, questa cosa ha un costo, diciamo, di per sé. E chi compra lo sa, e non comprano più un marchio, comprano una storia, c'è una narrazione eventualmente che si porta avanti, e questo è il dato importante. A Scampia, a Chiaiano, insomma, a Chiaiano ci sono 14 ettari, appartenevano al clan dei Nuvoletta, che per 14 anni, pur dopo essendo stati confiscati, li continuavano a lavorare, e non sappiamo nemmeno come hanno fatto ad avere un finanziamento europeo per mettere su un impianto di irrigazione all'ultimo momento. Adesso sono stati probabilmente tolti, finalmente, diciamo, a queste persone, sono state date ad una cooperativa del posto, e probabilmente sono arrivate a produrre 210 tonnellate di pesche, di cui parte viene distribuita all'interno della popolazione, parte viene trasformata in succhi di frutta e in marmellata, e il vigneto probabilmente produce una palanchina, diciamo, di un certo spessore e di qualità. Noi volevamo inondare il convegno di uno spirito divino, due separate, non una parola divino, però è arrivato parte, però abbiamo voluto farvelo assaggiare, ve lo lasciamo, quindi lo potete produrre. Quindi, diciamo, lì adesso lavorano delle persone, e poiché queste popolazioni, diciamo, questi clan, questa gentata, perché così sono cattivi nel cuore, diciamo, non risparmiano situazioni di andare lì e rubarsi 25 piante di ciliegie, no? Probabilmente alte più di 2 metri, c'è bisogno di un'organizzazione, di rubare in un'ora un trattore, di bruciare qualche volta il... Quindi da questo punto di vista c'è veramente un'opposizione, no? Proprio uno scontro che non è portato avanti da cavalieri solitari. Questo è importante, perché quando il cavaliere è solitario, è isolato, è più colpito, può essere maggiormente colpito. È portato avanti invece da un gruppo di persone che comincia a pensare ad un concetto che la legalità sta diventando conveniente. Questo. Ma anche di pensare ad un concetto che la legalità è parola vuota. O
ci spostiamo l'attenzione sulla giustizia e cominciamo a pensare che praticamente le persone che non hanno il lavoro, le persone che non hanno la casa, le persone che non possono andare a scuola, diciamo, da questo punto non sono persone libere e quindi non possono nemmeno esprimere eventualmente nella cabina elettorale tranquillamente una serie di cose. Su questa cosa, se non cominciamo a pensare di rimettere mano ai diritti, questa cosa fa crescere le mafie. Domani il Comune di Napoli aderirà formalmente al reddito di dignità che abbiamo chiamato, perché lavoro o non lavoro le persone devono vivere e ci sono i soldi per poterli prendere, diciamo, addirittura arrivando alla fiscalità rispetto a questa situazione, perché ci sono costi, diciamo, ci sono rapporti tra costi e benefici che sono importanti. Se noi mandiamo un bambino a scuola costa meno che se invece va in carcere, proprio in termini economici, quindi non sappiamo se quel costo va imputato poi al Ministero della Pubblica Istruzione o eventualmente al Ministero della Giustizia. E quindi abbiamo nella zona di Ottaviano, per esempio, intanto ho fatto l'intervento, io sono di Marghiano, per cui nella zona di Ottaviano c'è un castello che è appartenuto ai Medici di Firenze, diciamo di per sé, castello Medicio, veramente, che adesso è sede del Parco Nazionale del... Ebbene, lì ci sono delle eccellenze importanti, ci sono delle albicocche uniche proprio all'interno del territorio, vari tipi, insomma, ricchissimi. Ci sono dei vini particolari, da Lacrime Cristi, ma anche al Caprettone, al Coda di Volpe, altre situazioni. Ma c'è una cosa che probabilmente tutto il mondo ci invidia per certi aspetti, che è il pomodoro del Pietro. Cioè quel pomodoro che tu lo appendi adesso probabilmente ad settembre e lo puoi tenere avanti fino a giugno inoltrato dell'anno successivo, perché c'è tutta una composizione organolettica particolare. Ebbene, diciamo di per sé, il tentativo che si sta facendo, cercando di fare, di intercettare quel milione di turisti che viene a vedere il cono, il grande cono del Vesuvio. Ebbene, tu gli fai vedere il cono, ma gli fai vedere anche che ci sono delle popolazioni che qui dicono no alle mafie, e ci fai vedere che però ci sono delle popolazioni che si oppongono alla questione dei rifiuti. Ma perché Scampia a Napoli è il primo quartiere che ha raggiunto percentuali intorno al 20% della raccolta differenziata, al di là di quello che si poteva prevedere? Ci sono delle cose che per certi aspetti, come dire, eventualmente a volte basta cominciare a fare, perché poi c'è adesso una popolazione, le famose mamme vulcaniche che si opposero qualche tempo fa ad una serie di cose, per volere eventualmente mettere mano, diciamo, a questa questione di cambiamento. C'è un giornale a Napoli, il giornale più diffuso nel sud d'Italia. Ebbene, questo giornale sta uscendo periodicamente con una serie di articoli contro i beni confiscati, perché uno di questi diceva, un certo Antonio Gallo, il film, uno di questi, noi poi Libera sono associazioni nomi e numeri, quindi non le mandiamo a dire, le diciamo le cose con i nomi di chi poi le porta avanti. Lui dice che probabilmente i beni confiscati servono solo alla mafia, no? E quindi perché dice che Libera non vuole che si venda. Allora, non è, come dire, un postulato questa situazione. Noi pensiamo che quei beni, quelle situazioni, diciamo di per sé, sono costate la vita, il dolore, diciamo la morte di alcune persone. Non possono essere case come le altre. E quindi hanno solo un simbolo, perciò dobbiamo tentare fino in fondo di fare in modo. E allora non capiamo perché c'è un tentativo di far fallire l'Agenzia Nazionale. 30 persone che devono gestire probabilmente migliaia di beni in tutta Italia, no? Perché alla fine che cosa viene fuori? Cioè, abbiamo tentato l'agenzia, non va bene, le dobbiamo per forza vendere. No, invece i beni confiscati in Campania producono 100 posti di lavoro, 5.000 posti in Italia. C'è, diciamo, grano, olio, vino e tanti altri prodotti, diciamo, qualcuno l'avete assaggiato oggi, la mozzarella che avete mangiate e la ricottina viene fatta nelle terre che sono appartenute a Santo Campo, quelle che oggi si vengono dette come terre di Don Beppe Diano. Ebbene, diciamo, lì sono delle bufale e sono poche, perché, diciamo, di per sé c'è questa ricerca di fare un prodotto di qualità, perché chiediamo che le bufale devono non mangiare farina animale ma mangiare l'erba, praticamente chiediamo che vengano munte una sola volta al giorno. E chiediamo anche che si appropri in modo naturale, insomma, almeno questo divertimento non glielo togliamo. Però diciamo, su questo. La Regione Campania ha previsto il congelamento della. Ha previsto il congelamento del carico, dove sarà impossibile capire da dove provengono eventualmente queste situazioni. E quindi. Ed erano tre praticamente i caseifici
i caseifici che avevano mistificato le cose. È passato in tutta Italia, diciamo di queste, la mozzarella della schifezza, è caduto questa cosa, Zaia nel Veneto sta facendo la mozzarella di bufalo. Poi cominciò a marcionare sui pomodori, quindi c'è anche un ragione ed un confronto forse di capire eventualmente come i media hanno funzionato in questa situazione. Abbiamo visto dei dati scientifici che ci ha presentato chi mi ha parlato prima di me, no? Di come eventualmente poi alla fine su certe situazioni, allora ben venga, come dire, questa situazione di cominciare a studiare e ristudiare per capire quello che dobbiamo fare, non dimenticando che questi sono forti. Non ci dimentichiamo che noi qualche mese fa abbiamo sciolto un ospedale interno, ma non perché c'erano le infiltrazioni, no, perché c'erano proprio i casalesi dei che lo amministravano e lo gestivano. Diciamo, abbiamo questo livello, le mafie sono forti, sono molto forti. C'è un livello di corruzione che fa paura, che attraversa tutti quanti noi, diciamo, da questa. C'è praticamente, voi ve lo insegnate perché molti di voi lavorano nelle scuole, c'è nei confronti dei giovani la perdita, diciamo, di questo progetto del futuro che porta oggi in Italia 3 milioni di giovani a non studiare più e a non lavorare. Che cosa fa? E cosa fanno, diciamo, rispetto a tutta una serie di situazioni? L'ultima cosa, alcune sperimentazioni. Per esempio, stiamo sperimentando alcuni grani antichi. No? C'è un grano, si chiama del senatore Cappelli, che contiene praticamente dei livelli di una sostanza che prova con una malattia, non mi ricordo la celiachia, però non mi ricordo la sostanza come si chiama. Glutine. Il glutine, che diciamo di per sé è molto basso. Era stato tolto dalla produzione perché riusciva, era molto alto e quindi le macchine dovevano, diciamo, forciare, non andavano. Lo stiamo cercando di recuperare questa situazione. Stiamo facendo delle sperimentazioni con la carne, ma non per fumarcela, diciamo di per sé, non abbiamo più l'età. Però, diciamo, da questo punto di vista si sta sperimentando con l'Università di Portici una pasta. Non è una pasta stupefacente, mi hanno assicurato, perché dice, però diciamo che sì, si producono anche dei materiali per la biedilizia, oltre che il tessile, insomma, no? Praticamente i famosi. E al tempo stesso questa è una cosa su cui possiamo eventualmente anche integrare la situazione. Su Napoli ci sono, mentre un bene confiscato in campagna può essere utilizzato facilmente, ma in città, diciamo, può essere più difficile. E allora c'è un piccolo albergo confiscato praticamente nella zona di della duchesca di Forcella, dove probabilmente potremmo pensare l'idea di fare un esperimento di co-housing, no? Con tutti senza fissa dimora che stanno lì nella piazza, mettere insieme queste situazioni, offrire un posto caldo, un bagno, una cosa che potrebbe, diciamo, certi aspetti ridurre una serie di cose. Ma anche l'ipotesi che quando le persone escono da questa università, oggi diventa difficile mettere su un edificio. Allora possiamo pensare eventualmente anche che qualche bene confiscato possa diventare un esperimento di co-working, diciamo di per sé, messo nelle condizioni che una serie di situazioni possono avere. Quindi c'è questa speranza e questa voglia eventualmente, tutti quanti insieme, di sperare, diciamo, di pensare che questo paese, che questo territorio, che questa città possa essere finalmente liberata dalle mafie e dalla corruzione. Buonasera, sono la sorella di Gianluca Cimminello, una vittima innocente della camorra, che è stato ucciso il 2 febbraio 2010 dopo un litigio stupido su Facebook praticamente. Quando parliamo di vittime innocenti della camorra si pensa spesso a persone che si sono trovate in un, come si vuol dire, al posto sbagliato, al momento sbagliato, quindi quasi come se volessimo giustificare questa cosa come un incidente che ci può stare in quanto viviamo in questa città dove la camorra esiste. Beh, Gianluca era nel suo posto di lavoro, nel suo negozio, stava lavorando, ha pubblicato semplicemente una foto con un calciatore, da lì è scattata una gelosia, la storia è abbastanza lunga e è articolata, anche se è molto banale alla fine, però c'è la morte di Gianluca, quindi sì, Gianluca è stato ucciso per gelosia di un altro tatuatore che aveva la fortuna di conoscere, se fortuna lo dico ovviamente più in senso dispregiativo per me, di conoscere dei camorristi, perché era un parente di questi camorristi. Non gli andava bene che Gianluca pubblicava queste foto, si faceva pubblicità secondo lui, gli manda queste persone al negozio per intimorirlo. Gianluca, che era diplomato in arti marziali, era istruttore di kickboxing,
non si fa picchiare, reagisce, dopo 3 giorni viene ucciso. E quindi questa morte è stata decisa a tavolino, attraverso queste notizie che io racconto sono emerse da un processo e quindi da dichiarazioni di collaboratori di giustizia. E quindi praticamente si è smosso tutto un clan, perché non si poteva accettare la vergogna di aver subito un'aggressione da un cittadino, soprattutto se questa persona era il cognato di un boss. È iniziato un processo perché c'è una testimone di giustizia, una ragazza che lavorava nel negozio, che era anche diciamo sua compagna, sua migliore amica, vabbè, queste sono cose sue, comunque una persona molto vicina a lui. Questa ragazza è sotto protezione adesso. È iniziato questo processo, primo grado e secondo grado, contro l'esecutore materiale, ed la sentenza è stata di ergastolo. In Cassazione è stato cancellato il secondo grado, c'è stato l'annullamento con rinvio, cioè bisogna rifare il secondo grado. E questa persona nel frattempo è libera perché per decorrenza dei termini. Questo per dire l'assurdità, no? Di una ragazza, Gianluca, che non c'è più, questa ragazza che vive nascosta, e questo è l'assassino che è libero, perché sì, pure è vero che bisogna aspettare 3 gradi di giudizio per chiamare assassino una persona, però quando poi vediamo che le motivazioni sono cavilli praticamente, stupidaggini che si cercano in tutti i modi gli avvocati, pur sapendo che i loro assistiti sono degli assassini, questo per me richiama tutti noi a un po' più di responsabilità, compreso anche gli avvocati, perché è vero che, come anche i medici, non possono vietarsi, non possono rifiutare di curare criminali, no? Però bisogna anche sempre pensare alle conseguenze, perché questa persona adesso è libera, può tranquillamente uccidere un'altra volta, ma non perché uno vuole, perché è successo in passato, come è successo per Lino Romano, un'altra vittima innocente è stata uccisa da un ragazzo che era uscito per decorrenza, quindi non da innocente ma per decorrenza di termini, perché in Italia se noi ci andiamo a leggere i diritti del detenuto sono pagine e pagine, quindi prima di giudicare una persona bisogna aspettare, bisogna dargli tutte le... lui adesso è libero perché ha diritto alla libertà, però il diritto di una famiglia che viene colpita da una tragedia del genere, questo lo Stato se ne dimentica, lo trascura molto, perché quello che dico io, al di là della mano che ha sparato quel giorno, Gianluca è stato ucciso un poco da tutti quanti noi, perché è lunga da raccontare la storia di Gianluca, però forse se Gianluca ha sentito questa esigenza di reagire quella sera è perché evidentemente non vedeva davanti ai suoi occhi altra soluzione, perché non gli sono state mostrate queste altre soluzioni. Allora, quando un ragazzo cresce senza padre, cresce in un collegio e quindi con uno stato assente, questo stato lo vede soltanto nel momento in cui viene portato via da casa sua per essere portato in collegio, è evidente che quando si vede attaccato da quest'altra forma di stato, perché è come se fosse uno stato parallelo a Camurra, purtroppo per qui è inutile che ce lo vogliamo negare, no? È l'alternativa allo Stato. Allora, quando si vede attaccato da quest'altro Stato, è ovvio che non ha fiducia nelle istituzioni, non pensa di denunciare, non vede né il motivo né la soluzione a questa sua denuncia, e quindi reagisce nel modo in cui lui sa fare, quindi lo sport che praticava. Quindi io da quel giorno, oltre vabbè, ad aver ucciso Gianluca, hanno ucciso una famiglia intera, e quindi il mio senso di colpa più è nei confronti dei miei figli, perché in questo periodo io mi dovevo sposare 10 giorni dopo la morte di Gianluca mi doveva portare all'altare, tutto, perché siamo cresciuti senza padre,
abbiamo rimandato il matrimonio, c'è stato comunque. Ho avuto due bambini perché ho pensato che non era giusto neanche dare la vita a queste persone, quindi di morire, lasciarmi morire insieme a lui. Però intanto ho avuto due bambini sapendo che quella persona era in carcere. So che ci sono altri responsabili, no? Mandanti, tutto, però una questione è non vederli e non sapere, è una questione quando ti vedi portata in un processo, te lo mettono davanti agli occhi, ti dicono per due volte che è stato lui e poi dopo sai che è libero e che da un momento all'altro lo puoi incontrare perché poi lo conosci bene, no? Hai avuto modo di vederlo più volte e così puoi vedere anche le tue cose come i tuoi figli. E io adesso mi sento in difficoltà anche nei confronti dei miei figli perché sento di non poterli proteggere come pensavo, perché c'è qualcosa che è più forte di me che io non posso gestire, non posso. E quindi adesso capisco anche molto di più la reazione di Gianluca, perché ha reagito distinto, forse perché aveva avuto delusioni, no? E quindi spero che questo processo si faccia il prima possibile, si concluda. Già mi è stato detto non sarà una cosa breve perché non c'è più la priorità, perché tanto lui non è detenuto, è libero, quindi non c'è fretta. E intanto io adesso ho un periodo di, non so, non so spiegare, di blocco, così mi mancano anche le parole, non è facile, più sono chiacchierone, perché la prima cosa che ho davanti agli occhi sono i miei figli, poi soprattutto quando sento queste cose, è vero ci sono studi, non ci sono studi, però quando una persona già è stata colpita da un evento che, se vogliamo guardare le probabilità, le vittime di camorra ne sono tante, sono più di 300 in Campania, però se facciamo un calcolo di probabilità sugli abitanti della Campania, vabbè, è raro, no? È una cosa che però a me è accaduto. E allora io penso, questo si ripercuote su tutta la mia vita, compreso proprio la crescita dei miei figli. Prima ho sentito il latte, ma io quando pure ho lattato mio figlio non sapevo se lo stavo, gli stavo facendo una cosa buona o no. E quindi io posso sentire tutti gli studi di questo mondo, però quando quella parte rara ti ha colpito, tu senti che ti può colpire qualsiasi cosa, e allora lì ti vengono le paranoie. Per esempio mio figlio c'ha un po' l'occhio stanco, è nato con l'occhio un po' chiuso, e io ho il terrore che lui possa avere qualcosa e me lo controllo sempre. Cioè queste sono tutte conseguenze di quello che uno ha subito. E allora, in virtù di questo, io il messaggio quello che do sempre a tutti è di sentirsi un po' tutti colpevoli di quello che è successo a Gianluca e di fare, c'è ancora tempo per migliorare le cose, cambiare un parolone, però almeno per migliorare e per far sì che non ci siano più persone come Gianluca e famiglie come quella di Gianluca e delle altre vittime. E quindi nel nostro piccolo, ogni scelta che noi facciamo nel quotidiano di riflettere bene e pensare che dietro ogni nostro gesto, ogni nostra parola ci sono delle conseguenze che ci possono essere. E quindi ognuno, dobbiamo essere una squadra. Purtroppo loro sono pochi, sono stupidi, però la loro forza più grande è il nostro silenzio, la nostra indifferenza. E se invece noi impariamo un poco a porci il problema anche degli altri, di chi ci sta vicino, anche se non è accaduto proprio a noi direttamente, possiamo fare grandi cose.